Serve conoscenza culturale per elaborare un impianto antintrusione di un palazzo storico della città, così come serve consapevolezza culturale quando si progetta un impianto elettrico di un monumento importante della stessa città. Un aspetto questo che è stato al centro di un seminario che si è tenuto questa mattina all'Istituto Copernico Carpeggiani di Ferrara. Un seminario che fa parte dell'alternanza scuola-lavoro di alcune classi terze dell'Istituto Tecnico e che si pone l'obiettivo di unire la pratica che gli studenti devono apprendere con gli aspetti culturali dei monumenti della città, in questo caso il Palazzo delle Poste Italiane, simbolo architettonico del Novecento. Una lezione a cui ha preso parte anche il responsabile della sicurezza di Poste Italiane per l'area nord, Gianluca Laghi, e che risulta essere un'esperienza molto positiva anche per lo storico del comune di Ferrara, oggi a lezione, con il compito di illustrare gli aspetti culturali del palazzo. Siamo riusciti a mettere in relazione gli aspetti storico-artistici di un edificio così importante per Ferrara, qual è appunto il Palazzo delle Poste, realizzato tra il 1927 e il 1929, con alcuni aspetti costruttivi, per esempio il fatto che fu realizzato in marmo per quanto riguarda la facciata principale e in laterizio, quindi mettendo d'accordo l'ingegnere Mazzoni che veniva da Roma con le istanze dei ferraresi che volevano anche diversi richiami alla nostra città e alla nostra storia, come per esempio le bugne di diamante che sono state riportate dal Mazzoni, che è il progettista dell'edificio, sulla facciata. Una lezione che ha affrontato anche gli aspetti tecnici. Abbiamo visto per esempio che in altri edifici del Novecento, in particolare degli anni 30 di cui abbiamo parlato oggi, vengono utilizzati dei materiali innovativi per l'epoca che sono utilizzati tuttora, come l'anticorodal per esempio, che è una lega di alluminio. Ecco, bene, veniva già utilizzata negli anni 30 per esempio per gli edifici di Carlo Savonuzzi. Mi riferisco per esempio alla scuola Alda Costa, piuttosto che ad altri edifici di quel periodo. Bilancio positivo anche per il dirigente scolastico dell'istituto, che spiega come attraverso questi seminari gli studenti escano con un maggior arricchimento educativo e formativo. Per essere dei bravi tecnici in un paese come il nostro, che è conosciuto a livello mondiale per avere un patrimonio culturale esteso, importante e che tutti ci invidiano, per poter fare in maniera adeguata il proprio lavoro di professionisti devono conoscere gli aspetti culturali dei luoghi nei quali andranno a interagire.